Buonasera a tutti. Ci sentite? Tu meglio del microfono perché non ho una gran voce questa sera. Allora, beh sì, intanto vorrei introdurre anch'io l'associazione che ospita questa serata, perché UAR ha un sito nazionale e siamo in campagna di iscrizioni, quindi invito tutti quanti quelli che possono essere interessati a visitare il sito nazionale e a rinnovare o a fare la prima volta l'iscrizione a questa associazione. Anche il Circolo di Padova ha il suo sito dove vengono pubblicizzati gli avvenimenti, c'è un calendario degli eventi, come si può vedere qui, c'è il gruppo di lettura che si riunisce periodicamente e si discute di libri, che è una cosa sempre positiva. Ma sono qui anche attraverso, in qualche maniera, attraverso il CICAP, perché il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale supporta questa serata. Ricordiamoci che questo il comitato, come dice il suo nome, promuove il valore dei fatti basati sull'approccio scientifico, perché si occupa di sviluppare il pensiero razionale, educare il senso critico, e rispetto alla sua origine nell'89, quindi 30 anni fa, quando era il Comitato per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, adesso, da alcuni anni, si è invece di occuparsi tanto di telepatia, ufologia e astrologia, si occupa più facilmente di pseudoscienze, quindi anche medicine alternative, che è l'argomento di questa sera. All'interno del CICAP ci sono gruppi tematici, il gruppo dei medici si occupa degli argomenti di carattere medico. Ma io ci sono affezionato al CICAP delle origini, non ho voluto esimermi dal mettervi un oroscopo del 2019, se riuscite a leggere, basta che ne leggiate una, perché tanto sono tutte uguali, perché la posizione delle stelle e dei pianeti non influenzerà la tua vita in nessun modo, in nessun momento, e per niente non succederà mai. Questo è il l'oroscopo 2019, questo è tratto dal nostro socio e amico Salvo Di Grazia. Ma introduciamo allora l'argomento della serata, che è il controllo e la paragone fra quelle che sono affermazioni scientifiche, quindi affermazioni oggettive, plausibili e dimostrate con metodo, da quella che è la pseudoscienza, cioè affermazioni che possono apparire scientifiche ma non hanno evidenza o plausibilità e non sono dimostrate. Si può trovare, se si riesce a leggere bene, abbiamo svariati modi di capire come lavora la scienza e come invece tende a lavorare la pseudoscienza. Non vi leggo tutti i dettagli, questo è tratto da RIV, che è Rete Informazioni Vaccini, che è una delle tante società che benemerite, che persegue gli stessi fini che perseguiamo noi del CICAP o del UAR. Il problema da dove nasce? Nasce evidentemente a livello educativo. Nelle nostre scuole, come dice Pierangelo, si insegnano le scienze ma non si insegna la scienza, perché nei programmi scolastici, buonasera, si dà spazio ai contenuti delle diverse discipline scientifiche, ma quasi mai ci si sofferma sul metodo, che caratterizza la ricerca scientifica. Quindi si imparano le nozioni, e le nozioni sappiamo tutti che si dimenticano, mentre invece quello che sarebbe importante è imparare un modo di pensare che
quello ci aiuta a capire la realtà che ci circonda. Che tipo di ascoltatore e di interlocutore abbiamo in situazioni come queste, in una serata come questa, in conferenze come queste? Adesso, per esempio, sto pensando all'argomento vaccini e vaccinazioni. Più in generale si può parlare anche delle pseudoscienze, ma voi provate a immaginare quello che vi sto per dire applicato al vaccino. Abbiamo la maggior parte delle persone che sono tendenzialmente favorevoli, che magari vengono a una conferenza come questa in cerca di conferme o di approfondimenti. Poi abbiamo una percentuale di genitori esitanti, che sono in genere un 10-15% della popolazione, e poi abbiamo i contrari radicali, quelli che rifiutano completamente il tipo di approccio scientifico e che vengono considerati come tendenzialmente inconvincibili. Questi sono una piccola percentuale alla quale si può raccontare qualsiasi cosa e difficilmente cambiano idea. Un articolo dell'altro ieri di Andrea Grignolio su Wired ricordava come in questo tipo di situazioni il flusso comunicativo funziona, cioè quello che io sto per dire funziona, ma solo a certe condizioni che riguardano, per esempio, il rischio percepito dell'informazione fornita. Quindi, questo può dipendere se abbiamo a che fare con genitori un po' esitanti, molto esitanti, o per esempio con talebani, no vax, che invece percepiscono il rischio in una maniera tutta loro. Per quanto riguarda la modalità di diffusione dell'informazione, il dato più significativo oggi a disposizione è che mentre nell'aprile 2015, quando i cittadini italiani cercavano informazioni su internet, le prime quattro risorse di informazione erano tutte di tipo Novax, con siti come Serravalle, autismo e danni da vaccino, vaccini basta, autismo e vaccini, che la facevano da padrone, con un numero di like anche abbastanza notevole. Dal mese scorso la situazione è che i primi due posti per gli italiani trovano Roberto Budioni, medico, con 429.000 like, e io vaccino con 68.000 like. Questo era per entrare, se fosse il caso di cambiare le batterie, perché non si spegne subito. Allora, perché questo si pone il problema del come passa il messaggio? Il problema nasce dalla esistenza di questi bias cognitivi che la maggior parte di voi probabilmente conosce già, che sono dei cortocircuiti logici in cui possiamo incappare, tutti possiamo incappare, io per primo, ma chiunque di noi incappa nei bias cognitivi quando cerchiamo di conoscere nuove informazioni. Ecco che allora possiamo avere i bias di conferma, cioè cerchiamo solo le informazioni che confermano quello che già sappiamo, che crediamo di sapere, i bias di omissione, che sono quelli per cui è percepito peggiore il fare qualche cosa che il non fare. Il rischio dei danni da vaccino sembra peggiore che il non fare la vaccinazione. I bias di naturalezza invece quelli per cui c'è la tendenza a percepire le cose che derivano dalla natura come più sane, anche qui sai la natura, la naturopatia, rispetto a quelle sintetizzate in laboratorio, anche se chimicamente sono identiche. I bias di negatività sono quelli per cui si tende a dare maggiore credibilità alle cattive notizie, per cui gli studi che identificano rischi per la salute rispetto a quelli che invece li smentiscono sembrano più importanti. Il bias di narrazione sarebbero le famose aneddotiche, quando le storie di vita, a me è successo, a mio cugino è successo, sembra che valga di più di quelli che sono gli studi statistici. E infine il classico post hoc ergo pro hoc, che non è più che un bias, ma una fallacia logica, per cui se si dice che visto che X è Y, allora vuol dire che Y è causato X, il bambino è stato male dopo il vaccino, quindi la colpa è del vaccino. Come facciamo allora a gestire queste situazioni? Queste diapositive sono fatte per chi ha meno esperienza della maggior parte degli ascoltatori di questa serata che conoscono questa realtà, ma è un ripasso, non è mai sbagliato. Sappiamo che il web fornisce meravigliose opportunità, buonasera,
ma non ha filtri, e allora l'importante è riuscire a distinguere quello che è attendibile dalle bufale. Allora, come si fa? Bisogna trovare i siti adatti. Il primo che ho messo nella lista è Bhutan, che conoscerete sicuramente quasi tutti, bufale un tanto al chilo, che ha formato una splendida blacklist, una lista nera dei posti, dei siti che sono assolutamente inattendibili. Se entrate nel sito, trovate dai siti dell'autismo vaccini, al Comilva, dove trovate notizie che non hanno un fondamento di carattere scientifico. Ma anche i giornali si danno il loro bel da fare a far passare notizie di questo genere. Questo di pochi giorni fa, è di fine dicembre, un giornale di tiratura nazionale che afferma senza nessun fondamento scientifico che sarebbero state fatte delle analisi shock su due lotti di vaccini, dice mesi di prove e controprove, poi la risposta dei controlli cofinanziati dall'ordine dei biologi, manca la rosolia, insomma, dice che sono tutte balle, che i vaccini non sono sballati, che in realtà è bastato un controllo sulla metodologia con cui sono fatte queste cosiddette analisi shock per mostrare come fossero analisi fatte coi piedi, quindi non attendibili. Ma d'altra parte, anche qui vicino a Padova, quindi questa è la notizia di pochi giorni fa, la trovate sul Mattino di Padova, è chiaro che ormai gli antivaccinisti si attaccano anche all'impossibile, perché dicono che è colpa del vaccino anche quando uno muore a 105 anni. Allora, invece, quali sono quelli buoni, i siti buoni? Sono i siti di Salvo Di Grazia, un medico che ha fatto un sito di estrema utilità, dove potete trovare una serie di informazioni di grandissima qualità, ma fortunatamente da alcuni mesi, di recente, ha cominciato anche l'Ordine dei Medici, che ha organizzato un sito che si chiama Dottore Medico, che per valutare la qualità dell'informazione sanitaria online, o l'Istituto Superiore di Sanità, che pure ha organizzato finalmente un sito dove si possono trovare notizie, informazioni e approfondimenti attendibili. Ultimamente anche Roberto Burioni, personaggio più chiacchierato degli ultimi anni, che lotta in maniera importante a livello mediatico sui social network, ha fatto il suo sito che si chiama Medical Facts e ha anche addirittura fatto firmare due politici un patto trasversale per la scienza, che è stato anche, da qualcuno è stato criticato, ma solo nella forma, non nel contenuto, perché tutti, anche quelli che criticano questo patto, non dicono che è tutto giusto, tutto va tutto bene. Per cui l'invito che fa Burioni è che il firmatario di questo patto è che la politica sostenga la scienza come valore universale, che non sostenga la pseudoscienza o la pseudomedicina, che si governi in modo tale da fermare l'operato degli pseudoscienziati, quindi che non succedano più episodi come la vicenda di Bella o la vicenda Stamina, che si faccia informazione scientifica nelle scuole, cominciando dalle scuole dell'obbligo, e che si facciano adeguati finanziamenti pubblici alla ricerca. Quindi tutte cose che direi sono sicuramente condivisibili. Entriamo adesso nel merito dell'argomento della serata, quindi medicine scientifiche e alternative. La medicina che si insegna nell'università viene comunemente chiamata medicina scientifica o sperimentale, ed è si basa su quelle scienze biologiche di base che sostengono poi le scienze applicate, come la medicina, appunto. E allora tutte le medicine non convenzionali o alternative che ci sono in giro, e ce ne sono una quantità estrema, che ognuna di queste meriterebbe una serata a sé, non si possono
elencare tutte, infatti ne ho scelta una a cui mi sono affezionato 30 anni fa, quando i primi tempi in cui ho cominciato a collaborare con CICAP, e che ho mantenuto così per affezione. Ma al di là di quelle che sono le medicine alternative, pensiamo anche a quelle che sono le bufale mediche che girano e che nel web o nella realtà purtroppo hanno caratterizzato questi ultimi anni. I più attempati di noi ricorderanno la vicenda del siero Bonifacio, che non riprendo adesso, se qualcuno vuole ne parliamo più tardi, la terapia di Bella, che invece è degli anni 90, il caso Simoncini, un medico radiato dall'ordine che continua comunque a esercitare in Albania, all'estero, cercando di imbrogliare, di mantenere il suo mestiere di ciarlatano in giro per il mondo. La nuova medicina germanica è un altro delle bufale mediche che va per la maggiore. Il caso Stamina è un caso che per fortuna sembra si sia chiuso, ma che anche questo ha creato una serie di problematiche importantissime anche a livello politico, a livello di gestione delle risorse in Italia. E l'antivaccinismo è sicuramente una delle bufale mediche, allo stesso livello di tutte queste altre. Perché queste sono? Perché le medicine alternative sono bufale? Al di là dell'entrare nello specifico relativamente ai casi, parliamo di omeopatia, parliamo di acupuntura, parliamo di questo, parliamo di quello, si entra nel dettaglio tecnico in cui a volte ci si può anche perdere, soprattutto per i non addetti ai lavori, ma alcuni dati sono assolutamente inoppugnabili. Se noi guardiamo in questa tabella, vedete che negli anni 60 i bambini che si ammalavano di leucemia morivano praticamente tutti. Negli anni 2000 guariscono oltre l'80%. Questi dati, al di là del perché e del per come, sono dati che sono facilmente recuperabili e sono indiscutibili. E questi dati di sopravvivenza non sono dovuti né all'omeopatia né alle medicine alternative, ma sono dovuti alle terapie scientifiche, alla chemioterapia, che hanno portato a dei tassi di guarigione che 40 anni fa erano impensabili e insperabili. Ecco quindi che allora, come dice Michele Mirabella, mi curerò con la medicina alternativa quando mi verrà una malattia alternativa, perché non ci sono medicine alternative, ci sono le medicine che funzionano e le medicine che invece in realtà non funzionano. Ma perché sembrano funzionare molte medicine alternative? Perché ci sono tanti aneddoti e tanti medici che, per esempio, parlando di omeopatia, dicono: ma in realtà funziona. Tanti genitori che dicono: mio figlio lo cura da 10 anni con l'omeopatia, funziona. Perché esiste quello che si chiama effetto placebo, che è un effetto che si conosce da quando esistono gli stregoni dei tempi della Trinità della Pietra e gli sciamani, ma in realtà è una riscoperta recente che, grazie a un medico durante la Seconda Guerra Mondiale, avendo finito le scorte di farmaci antidolorifici, curava i soldati usando acqua, soluzione salina, ma malgrado usasse terapie che non erano farmaci, ottenevano dei risultati sorprendenti, cioè questi medici, questi pazienti, questi soldati, confermavano un sollievo dal dolore. E allora come si fa a capire se una medicina, un trattamento è efficace o è soltanto dato dall'effetto placebo? Bisogna usare delle metodologie complesse, particolari, che la medicina ha imparato a usare, e delle ricerche mediche seguono dei dettami particolari. Fondamentalmente, quando si fa una ricerca, si faccia il cosiddetto doppio cieco, vale a dire
perché si cerchino dei pazienti a caso, randomizzati. Questa è una cosa nata più di 200 anni fa, ma si è capita negli ultimi tempi, si scelgano in maniera casuale i pazienti che devono fare la sperimentazione, e lo studio clinico deve essere effettuato in maniera che né lo sperimentatore, cioè il medico, né il paziente che riceve i farmaci sappiano se si sta utilizzando il farmaco che si vuole sperimentare o se si sta invece utilizzando un placebo, cioè un farmaco che potrebbe dare un effetto apparente, ma che non è dato dall'efficacia chimico-farmacologica della sostanza che si sta sperimentando. Questo ci serve, questa sperimentazione doppio cieco, quindi ci permette di capire quali sono i farmaci efficaci. E possiamo dire con assoluta, con relativa tranquillità, che le sperimentazioni effettuate con le medicine alternative, in particolare con l'omeopatia, che è la più importante, la più famosa, hanno dimostrato che l'omeopatia non supera mai l'effetto placebo. Quindi passiamo avanti a questo punto e vediamo ancora quali fonti possiamo prendere. Abbiamo detto, nel web possiamo trovare dei siti attendibili, ma se vogliamo anche i vecchi libri, che sono ancora una fonte di informazione attendibile. Questi sono alcuni esempi di libri che parlano. Garattini parla di omeopatia, Burioni parla di vaccini, ma anche di ciarlataneria più in generale. Salvo di Grazia parla di, nel suo Salute e Bugie, parla di svariate tipologie di medicina alternativa, dimostrando nella loro fallacia. Ma entrando nel merito del primo dei due capitoli della serata, che è l'omeopatia, questa pagina che non leggete, la trovate su Wikipedia, vi riassume velocemente che cosa consiste l'omeopatia. Diciamo semplicemente che molte persone generalmente tendono a dare all'omeopatia un'etichetta di medicina naturale e spesso ne parlano come se fosse una forma di terapia che non ha nulla a che vedere con quello che è stata l'impianto originale di chi ha inventato l'omeopatia nella fine del Settecento, più di 200 anni fa, che in realtà ha messo dei criteri molto rigidi e specifici per preparare le sostanze che vengono vendute come omeopatiche. Non molti di quelli che usano l'omeopatia sanno in effetti che cosa c'è dentro ai prodotti omeopatici, perché in realtà l'omeopatia significa fondamentalmente diluire tanto le sostanze. Ogni volta si prende una goccia di una sostanza madre, si diluisce in 100 parti d'acqua e 99 parti di solvente, si diluisce e ogni diluizione deve anche passare attraverso quella che si chiama una succussione, cioè un'agitazione, possibilmente su una bibbia, questo è importante, secondo il processo originale questo è fondamentale, e l'aumento delle diluizioni deve porterebbe, secondo il suo scopritore, ha un aumento della potenza e della efficacia del farmaco. Quindi queste diluizioni centesimali, si prende una tintura a mano, una sostanza di qualsiasi tipo, si diluisce un 100, poi lo si, che vuol dire un CH, poi lo si diluisce una seconda volta e si diventa 1 a 10.000 perché è la 2CH, poi si diluisce un'altra volta un 100 prendendo sempre una goccia della sostanza precedente, diluendolo ancora una volta, così, e così via, si va avanti, sempre con le succussioni fra una diluizione e l'altra, e più si diluisce e più si ottiene l'effetto, questo secondo il principio originale. In realtà, se noi guardiamo che cosa significa diluire in questa maniera, significa che una diluizione 3CH significa diluire come in una botte
di vino, di riduzione 4CH, come mettere una goccia d'acqua in un autobotte, e se andiamo avanti con le diluizioni, una diluizione 5CH è diluire in una piscina, una 13CH, ricordatevi questa diluizione 13CH perché è importante, è come dire una goccia d'acqua in tutti gli oceani, e se no andiamo avanti ancora, la 14CH è una diluizione pari al grande, a tutto il volume della Terra, ma se vogliamo andare anche a 34CH, diciamo che siamo sul una goccia d'acqua nel volume dell'intera galassia. Ma queste diluizioni si aggiungono nelle preparazioni omeopatiche, quindi pensate che cosa resta dentro. Chi ha scoperto l'omeopatia precedeva temporalmente la nascita di questo fisico e matematico italiano, che si chiama Avogadro, che ha scoperto che il numero di molecole presenti in una diluito non può essere infinito, ma è finito, e c'è un numero anche determinabile, e quando si raggiunge quel numero, che è il 13CH, abbiamo raggiunto il numero massimo di diluizioni che si possono fare, cioè sopra questo numero non c'è più neanche una molecola di sostanza, a volte ci sono, arrivano a diluizioni perfino di 200CH, come si può vedere da queste confezioni. Quindi quando vedete una confezione di prodotto omeopatico con su scritto 13CH superiore, potete stare tranquilli che dentro non c'è nulla. Infatti, negli Stati Uniti, dove è obbligatorio per la FDA, la Food and Drug Administration, cioè la società che governa la distribuzione dei farmaci, è obbligatorio scrivere esattamente qual è la composizione dei farmaci. Se guardate che cosa c'è scritto dentro al questo prodotto che è più famoso, più venduto dei prodotti omeopatici, c'è scritto che in ogni dose di questo scilococcino, un grammo di questa sostanza contiene esattamente un grammo di zucchero, che è esattamente quello che dicevo prima. Cioè non c'è nulla dentro, c'è solo zucchero. Quindi quando voi comprate una confezione di 6 dosi di oscillococcino a 15 euro, state pagando lo zucchero a 2500 euro al chilo. Vedete un po' voi se vi conviene. D'altra parte, lo stesso proprietario della più grande industria di omeopatici, che è Boiron, dice che quando sta male prende il cortisone perché sa bene che i suoi prodotti non funzionano. E le questo è uno studio delle più importanti riviste di medicina, che è The Lancet, che è uno studio comparativi, qui non riesco mai a far funzionare, c'è scritto sotto la traduzione, dice praticamente, fondamentalmente dice che gli studi comparativi mostrano che i trattamenti omeopatici non mostrano nessuna efficacia superiore a quella del placebo. E questo era l'argomento omeopatia. Invece il secondo capitolo della serata era postato sulle vaccinazioni. Perché ho detto insieme anche omeopatia e vaccinazioni? Secondo alcuni autori, la diffusione dell'omeopatia sta mettendo ancora più a rischio il calo della copertura vaccinale, perché pare che le due realtà siano estremamente sovrapposte. In pratica, come si dice, i movimenti vaccinali si rifanno sovente alla pratica omeopatica per fondare i propri assunti metodologici e costruire argomenti contro le vaccinazioni. Anche qui le pubblicazioni che io vi presento, enfatizzo un attimo la prima, che è gratuita, è scaricabile nel web, è della Regione Veneto ed è una pubblicazione che dà le risposte alla maggior parte dei quesiti che le persone possono avere. Tutti gli altri libri, Mantovani è il più grande immunologo italiano, questa è una raccolta di vari autori, questo è Andrea Grignoglio che ha scritto un libro, Chi ha paura dei vaccini, che è molto, molto consigliabile, Pierluigi Loparco, è un epidemiologo e vaccinologo, che è forse il più importante esperto di vaccini che abbiamo in Italia,
che spiega cosa sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini. Ma qui cosa si può dire su questo? Allora, l'impatto della vaccinazione sulla salute delle popolazioni difficilmente può essere sopravvalutato, perché con l'eccezione dell'acqua potabile nessun'altra modalità, neanche gli antibiotici, ha avuto un maggior effetto sulla riduzione della mortalità e sul crescere della popolazione. Per cui i vaccini si possono considerare i presidi più efficaci, appunto assieme alla potabilizzazione dell'acqua, per ridurre la mortalità. Sono poco costosi, sono efficaci, agiscono a dosaggi bassi, poi spesso si somministrano anche una sola volta nella vita. Non c'è nessuna correlazione con l'autismo, hanno consentito l'eradicazione di malattie come il vaiolo, potrebbero consentire l'eradicazione di altre malattie a trasmissione umana come il morbillo o la poliomielite, che se non sono ancora eradicate del tutto nel pianeta è solo grazie ai movimenti antivaccinisti, e possono essere efficaci anche contro malattie ed effetti a distanza, perché alcuni dei vaccini proteggono anche contro il cancro. Gli obiettivi della strategia vaccinale sono il più ambizioso, l'eradicazione della malattia, come è successo con il vaiolo, ma anche l'eliminazione della malattia da una certa zona, quando si dice per esempio che un certo paese è morbillo free, vuol dire che è stato eliminato in quel paese, dopo se chiaramente viene qualcuno dall'Italia, gli rovina la media. E il contenimento invece è la possibilità di avere una minore diffusione della malattia. Come possiamo vedere anche qui, al di là di discussioni tecniche relative agli effetti collaterali, a tutte queste, noi possiamo vedere che nel 1800, cioè 150 anni fa, in Italia l'1% della popolazione, 220.000 fra bambini e bambini, moriva nel primo anno di vita. Questo perché cos'è? Era tutto per malattie infettive. Nel 1887 muoiono 800.000 persone per malattie infettive, cioè era la prima causa di morte. E la vita media in quegli anni era di 35 anni. Nel 2012 la vita media passa a 79 anni. Questi dati sono dati confutabili, al di là di quelle che possono essere le contestazioni, i dettagli su particolari relativi al vaccino, ma fa venire l'autismo, ma c'ha dentro l'alluminio, ma tante altre stupidaggini che possono essere raccontate. Questi dati sono assolutamente indiscutibili. Quindi, cosa guadagno dalla vaccinazione? Col vaccino anticorpi senza malattia, mi posso infettare ma non mi ammalo, se mi infetto non sono un portatore, non infetterò gli altri, svilupperò un'immunità di gregge. Poi vediamo un attimo che cosa consiste. Ecco, questa è un'altra immagine che mostra, un'altra tabella che mostra come prima dell'era vaccinale c'erano questa si riferisce a soldati americani, ma insomma, c'erano centinaia di migliaia di casi che si sono ridotti a zero o a poche decine, quindi una diminuzione percentuale di livelli incredibili, dal 99% al 100%. Cosa dicono gli antivaccinisti davanti a questi numeri? Dico, ma non è mica merito dei vaccini, è merito che è migliorata l'igiene, c'è l'acqua potabile, le situazioni, è migliorata la medicina in generale, certo è migliorata l'igiene, infatti l'India è certificata libera dalla polio, se pensate che sia grazie all'acqua pulita e all'igiene che hanno in India, provate a vedere queste immagini e ditemi cosa ne pensate. Se l'India è libera dalla poliomielite grazie all'igiene e all'acqua pulita. Invece questa tabella ci mostra chiaramente come le colonne verdi che vedete a sinistra sono i casi di morbillo prima dell'introduzione del vaccino e la parte destra dello schema mostra cosa è successo dopo che il vaccino è stato introdotto. Si vede che prima si facevano, c'erano circa dei 100-200 casi di morbillo, c'erano migliaia di casi di morbillo con un paio di centinaia di morti all'anno da morbillo prima dell'introduzione del vaccino, e successivamente, questa è la parte destra, vedete come i numeri sono crollati clamorosamente, però crollati clamorosamente. Purtroppo se guardiamo
quello che è successo negli ultimi anni, qui siamo dal 2013, 14, 15, 16, 17, 18, vedete la famosa epidemia di morbillo dell'anno scorso, del 2017, che ha provocato, e qui vediamo come nel 2018 la situazione è migliorata, ma non in maniera, migliora anche in maniera, anche quando non esisteva il vaccino, lo potete vedere anche da qui, esistevano le ondate di epidemie, perché quando c'era un'epidemia, e si ammalano molte persone, quelle si immunizzano e poi successivamente non prendono più la malattia. Quindi dopo un periodo di epidemie c'è un periodo di immunità, per cui bisogna aspettare che i nuovi bambini crescano e diventino suscettibili alla malattia, la possono prendere. Comunque abbiamo avuto nel 2017 5.000 casi e 4 morti, nel 2018 abbiamo avuto circa 3.000 casi e 8 morti, quindi non mancano i casi. E quindi il motivo per cui è stata resa obbligatoria la vaccinazione per il morbillo, essendo moderne vaccinazioni, è legato al fatto che si cerca di salvaguardare la salute pubblica attraverso queste linee. Ma perché? Perché è importante l'immunizzazione non soltanto a livello individuale ma anche a livello collettivo? Perché esiste questo concetto dell'immunità di gregge per il quale si sa che anche se non tutta la popolazione è immunizzata, ugualmente si riesce a ottenere un rallentamento o un blocco della diffusione del virus, perché non trova abbastanza persone suscettibili quando queste persone sono in numero inferiore al 5%. Non è uguale, l'immunità di gregge non è uguale per tutte le malattie. Più la malattia è infettiva e più è alto il numero di persone che si devono vaccinare per ottenere un'immunità di gregge. Il morbillo, che è la malattia più infettiva di tutte, se qua dentro ci fosse, nessuno di noi fosse vaccinato o immunizzato e ci fosse un portatore di morbillo, voi potete stare certi che usciremo tutti ammalati di morbillo, perché la facilità con cui si diffonde è incredibile. La capacità di produzione è circa, ognuno ne infetta almeno 17, ma in realtà una stanza affollata fa sì che la diffusione sia incredibile. Ecco che quindi lo scenario di copertura vaccinale prevede che se non c'è nessun vaccinato, nessuna copertura vaccinale, arrivano un paio di malati e provocano un'epidemia importante e tutti si ammalano. Invece se ci sono alcuni vaccinati, che sono quelli giallini, arrivano un paio di malati e non riescono a fermare l'epidemia e l'epidemia si diffonde ugualmente e la protezione in questo caso è solo individuale, cioè sono protetti solo gli individui che si erano vaccinati, che non prenderanno la malattia. Invece con l'immunità di gregge, se il 95% della popolazione è vaccinata, arrivano un paio di ammalati, tutta quella popolazione vaccinata fa da barriera a quelli che non sono vaccinati o perché non hanno voluto vaccinarsi o perché esiste anche una categoria che si chiama i non responder, cioè quelli che non, anche se dopo la vaccinazione non producono anticorpi e quindi non sono protetti. E questi sono, poi ci sono quelli che non si possono vaccinare perché hanno delle forme di immunodeficienza per cui è impedita l'effettuazione della vaccinazione, e quindi l'immunità di gregge è quella che permette di proteggere questa piccola percentuale di persone che non può, non vuole o non è in grado di vaccinarsi. Questa diapositiva, questa vi mostra un po' qual era la situazione del morbillo a metà del 2017, è stata fatta questa, come si dice, valutazione di diffusione del morbillo, e vedete che noi eravamo al quinto posto, se vengo bene, nel mondo, tra i primi posti, India, Nigeria, Pakistan, Ucraina, Cina, Italia, se eravamo sesti, bel record, e lo vedete dal colore della cartina, perché quelli
marrone scuro sono quelli di paesi che avevano la diffusione maggiore. Si può capire come a livello politico si sia fatta una scelta di carattere di obbligo vaccinale. Ma allora uno dice, ma a me non interessa, io non sono, sono un sociopatico, non voglio, voglio soltanto proteggere me stesso. Ma cosa rischio con la vaccinazione? Beh, un vaccino è un farmaco, come tutti i farmaci, effetti collaterali ne può sempre dare, ma in genere sono locali, effetti, l'arrossamento classico, qualche volta un po' di effetto generale, febbre, malessere, eccezionalmente reazioni allergiche, ma non sono cose che non capiterebbero se ci fosse la malattia. Cioè, se guardate la colonna di sinistra, vedete quali sono i rischi di prendere la malattia e delle complicanze, non i rischi di prendere la malattia, i rischi delle complicanze nel caso ci sia male di una certa malattia. E sulla colonna di destra vedete i rischi delle complicanze che ci sono con la vaccinazione. La proporzione è presto fatta, perché qui abbiamo, vediamo il morbillo, un caso di morte uno ogni mille, in realtà, perché poi con l'encefalite a volte poi ci sono delle sequele tremende, mentre invece con la vaccinazione i rischi sono molto, ma molto, ma molto inferiori, cioè uno su un milione rispetto a uno a mille è una differenza clamorosa. Lo stesso vedete per le, i rischi relativi alla vaccinazione di altri vaccini, i rischi ci sono, ma sono rischi di condizioni mediche non così gravi, non così gravi. E questi sono invece una tabella che mostra, non so se si vede abbastanza, i rischi problematiche quotidiane, quanto è alto il rischio, di prendersi il morbillo è certo, c'è la certezza quando si avvicinano due persone che non sono vaccinate. Ma qual è il rischio di una morte per influenza? Viaggia fra 1 a 1000 e 1 a 10.000. Morte per incidente stradale 1 a 8.000. Una morte per leucemia 1 a 12.000. Una morte giocando a calcio 1 a 25.000. Una morte per un incidente sul lavoro e così via. Ma la morte per polio che qui è segnalata in realtà è un problema che non si pone più, perché questa tabella era stata impostata quando c'era il vecchio vaccino Sabi, che dal 2002 non è più utilizzato e si usa un nuovo vaccino, è vecchio come il Sabi, ma per motivi tecnici che non sto per spiegarvi, si usa il Solc che non ha gli effetti collaterali del Sabi. In Veneto, l'Università di Roma ha un database relativo a quelli che sono gli effetti collaterali, gli eventi gravi relativi ai vaccini. E abbiamo un evento grave, significa per esempio una febbre elevata, o convulsioni febbrili per esempio, che sono relativamente gravi. Relativamente frequenti. Un evento grave con sequele può essere un ricovero che può lasciare, ad esempio, una vaccinazione per morbillo che provoca una grave piastrinopenia. È un caso su 30.000, può succedere. La grave piastrinopenia, vale a dire l'abbassamento di una quota di cellule del sangue, è un dato importante che va curato, può andare curato, trattato, ma non lascia sequele. Poi le medicine riprendono, la situazione torna normale e possiamo stare sicuri che se un bambino vaccinato si è preso questo tipo di problema, lo avrebbe avuto altrettanto, forse anche più grave, se si fosse preso la malattia. Comunque in 25 anni in Veneto non ci sono morti correlabili a vaccinazione. Questa è una delle diapositive che io mi chiedo se è il caso di mostrare o meno quando ho deciso di fare questo tipo di presentazione, perché è un po' dura,
mostra quali sono gli effetti delle malattie che i vaccini prevengono, dal tetano, la poliomielite, dalla difterite a altre patologie che provocano danni spesso irreversibili e non raramente la morte. D'altra parte, i vaccini, come dice anche la stessa diapositiva, sono vittime dello stesso successo, cioè il fatto che si è persa la memoria di queste malattie, i nostri genitori, i nostri nonni si ricordano e sanno cosa significava non avere la vaccinazione, conoscevano questa realtà e loro si precipitavano a vaccinare i bambini. Adesso che queste malattie sono diventate rare o quasi sconosciute in certi casi, non c'è più questo timore di contrarre una malattia che invece è pericolosa. Questo non significa che i movimenti antivaccinisti non siano una novità recente, c'erano anche 100 anni fa. Questo è il documento dell'Ordine dei Medici di Milano di 1918, che si conclude con questa frase, diceva: natura intergentalis esse vulgo, voglio essere del tutto naturale. Questa è l'atteggiamento, il famoso bias di naturalezza che abbiamo visto in una delle prime diapositive. Io non riesco a resistere a mostrare poi l'essere del tutto naturale, così che questo gruppetto di vecchi amici che dice qualcosa non va, la nostra aria è pulita, la nostra acqua è pura, tutti noi facciamo molto esercizio fisico, tutto quello che mangiamo è biologico, eppure nessuno di noi vive più di 30 anni. Ci sono antivaccinisti che si sono arrabbiati con queste cose, come se li trattassi da trogloditi. Non è che io sto trattando da trogloditi, sto dicendo che questo è il pericolo, cioè questa è la situazione reale che esisteva quando non esisteva la medicina scientifica, quando non esistevano le vaccinazioni. D'altra parte, anche nel mondo moderno sono diffusissime le false credenze che sono cicapini, non hanno problemi a credere che siano diffuse, perché ce ne sono di tutti i tipi, che i ventilatori possono uccidere, è molto, molto noto in Corea, ma a noi fa ridere, però in Corea quando vedono i ventilatori ci sono le avvertenze nel foglietto accompagnatorio del ventilatore di non tenerlo acceso di notte. D'altra parte anche qui ci sono bugiardini dei vaccini dove è scritto potrebbero far venire l'autismo. Questo non significa che i ventilatori uccidano se lasciati accesi di notte, come non significa che i vaccini possono far venire l'autismo. Sono situazioni, favola dei vaccini possono far venire l'autismo è una falsa credenza data a causa di un articolo pubblicato vent'anni fa, adesso c'è giusto vent'anni adesso, questo articolo è del 98, se non sbaglio, sì, però adesso ci diciamo il 21, che del famigerato dottor Wakefield, famigerato perché è stato radiato dall'Ordine dei Medici ed è stato condannato dalla magistratura inglese per truffa, quindi un truffatore, che per motivi di interessi personali, che non vi sto a raccontare, ma per motivi di interessi personali, a proposito degli interessi delle case farmaceutiche che vorrebbero spingere sui vaccini perché vogliono venderli, quindi vogliono guadagnarci sopra, il dottor Wakefield era uno che aveva inventato delle notizie che aveva riuscito a pubblicare su una prestigiosa rivista medica, dove diceva che i vaccini contro il morbillo fanno venire l'autismo, cosa che si è rivelata assolutamente falsa, perché studi fatti successivamente hanno dimostrato la totale falsità di questa informazione, che era volutamente falsa, proprio perché lui produceva dei vaccini monovalenti che secondo lui invece non avevano questo effetto. E quindi torniamo allora a fare qualche esempio di siti attendibili che vi invito a consultare se volete approfondire le informazioni.
Il sito di vaccinarsi è un sito della Società Italiana di Igiene che è fatto benissimo, vi dà informazioni estremamente complete, valide, esaurienti. La Società Italiana di Pediatria, i pediatri sono più importanti medici interlocutori, perché la vaccinazione si fa sui bambini e sono i pediatri che devono vaccinare, e hanno fatto questa, un sito dove ci sono per esempio i 10 miti da sfatare. Adesso se volete ne vediamo qualcuno, ma velocemente, ecco, i vaccini fanno venire l'autismo, abbiamo detto che è una balla, ma più vaccini contemporaneamente fanno male. È meglio che i bambini si facciano gli anticorpi da soli e non con i vaccini. Nel primo anno di vita i bambini sono troppo deboli per essere vaccinati, il sistema immunitario è troppo immaturo. Oppure andiamo avanti, l'influenza non è pericolosa, il vaccino non è neanche tanto efficace. I vaccini fanno bene solo a chi li produce, i famosi interessi di Big Pharma. Nei vaccini sono contenute sostanze pericolose, dalla formaldeide all'alluminio, che sono veleni. E di morbillo non si muore, quando c'è il morbillo c'erano 200 morti l'anno di morbillo. Solo che quelli che sono morti in genere non hanno un profilo Facebook da cui possono smentire le affermazioni degli antivaccinisti. Sempre per, e qui mi avvio a concludere, per cercare di capire i famosi bias che ci fanno sbagliare, ci fanno pensare che una cosa possa essere in relazione con un'altra, anche se non c'è una relazione di causa-effetto, ma è solo una relazione temporale. Qui vedete che se guardiamo il grafico degli annegamenti, che è quello in basso, con il grafico dei consumi gelati, sembra che le due cose possano essere correlate. In realtà è facile immaginare che le due cose sono correlate soltanto dal punto di vista della stagionalità dei due avvenimenti. Ma più carino è vedere come l'andamento della nidificazione delle cicogne e del numero di nuovi nati negli anni in Germania, dove vedete che sembra veramente che siano le cicogne quelle che portano i bambini. E quindi vi lascio, vi chiudo con un altro oroscopo, che questo invece è preparato dal professor Lobacco. Questo invece è molto più, sono da leggere tutte quante, lo lasciamo lì così mentre si apre la discussione potete andare a vedere. A me piace molto l'oroscopo del toro, perché il toro attende le cuffie, effettivamente è molto carino. E mi piace anche l'ultima, che è quella dei pesci, che dice: non potete immaginare quanto sia difficile inventare 12 segni di fila, comincia a nutrire rispetto verso chi deve scrivere queste minchiate per mestiere. Comunque sono tutti quanti carini. Vi ringrazio e mi aspetto qualche domanda.